La Valaquenta. Ritengo La Valaquenta un po' un contenuto extra. Ho detto nel video o nel file precedente che l'avrei messo non in linea, ma alla fine l'ho messo in ordine cronologico. Quindi è una spiegazione, parafrasata sempre da me e riassunta, di tutti gli dei del Pantheon di Tolkien. E ora li elencherò e andrò a mostrarvi quali sono i loro poteri, le loro abilità e i loro campi d'azione. Buon ascolto. I Valar e le Valir più importanti. I Valar sono Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lórien e Tulkas. Sono i nomi dei signori. Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana e Nessa sono invece i nomi delle loro regine. Melkor non è contato tra essi per una ragione. Non è più parte di loro. Manwë è simile a Melkor in canoni di potenza. È leggermente meno potente, ma molto più caro ai Ilúvatar, destinato a essere il primo fra tutti i re per nascita. Lui, in Arda, in tutto il creato, si diletta e governa tutto quello che riguarda l'aria, il vento e le nuvole. Gli Eldar, cioè gli Elfi, lo chiamano anche Súlimo, che significa signore del respiro di Arda. A lui rispondono tutti gli uccelli, comprese le grandi aquile. Infine, la sua vista non è paragonabile a quella di nessun altro. Varda. Varda è la consorte di Manwë. Ella è la signora delle stelle. È famosa anche per risplendere di grande bellezza, in quanto la luce di Ilúvatar è ancora sul suo volto. Respinse Melkor prima della grande musica, e lui la odiò sempre per questo. Forse la odiò più di chiunque altro e allo stesso tempo la teme. È dotata di un udito unico e può sentire il male muoversi nell'oscurità dall'altra parte di Ea, la Terra. Sopra Loyolosse è la torre più alta di tutte le montagne del creato. Poi c'è Ulmo. Ulmo è il signore dell'acqua. Egli non ha consorte. Può muoversi ovunque ci sia acqua, ed è il secondo per potenza dopo Manwë. Egli è anche il migliore amico di Manwë. Il suo aspetto intimorisce tutti i figli di Eru. Quando si leva dal mare con addosso la sua cotta di maglia, fatta d'argento, con le tonalità del verde, e il suo elmo fatto di schiuma scura. Ulmo ama sia gli Elfi che gli uomini, e mai li abbandonerà. Egli può anche parlare alla gente della Terra di Mezzo tramite una voce che viene percepita come musica sott'acqua. Poi c'è Aule. Aule a sua volta è leggermente meno potente rispetto ad Ulmo. Egli è un fabbro ed è il maestro di tutti i mestieri manuali. Ha le abilità più sopraffine nei lavori di precisione ed è anche il possessore e il dominatore delle gemme del sottosuolo. I Noldor furono sempre i suoi prediletti ed impararono molto da lui. Era anche lui causa dell'invidia di Melkor, perché era molto simile a lui nel pensiero e nei poteri. Infatti entrambi erano accomunati dal desiderio di creare cose proprie che fossero uniche e mai pensate. Nonostante questo pensiero, però, Aule restò sempre fedele a Ilúvatar. Yavanna. Yavanna è la moglie di Aule ed è chiamata la dispensatrice di frutti. Ella cammina su Arda in forma di donna vestita di verde, ma a volte assume la forma di un albero. Lei è la signora delle piante e degli alberi. Poi ci sono i Feanturi, Mandos, Lórien e Nienna. I Feanturi sono i signori degli spiriti e sono fratelli tra loro. Mandos e Lórien, però, non sono i veri nomi dei due fratelli, infatti questi sono i nomi dei luoghi in cui dimorano. I loro veri nomi sono Namo e Irmo. Mandos, o Namo, è il fratello maggiore. Egli è il signore dei defunti e svolge anche il ruolo di giudice supremo tra i Valar, e le sue sentenze possono essere comandate solo dal canto di Manwë. Sua moglie, invece, si chiama Vaire, la tessitrice, colei che intreccia gli avvenimenti e le cose nel tempo. Il fratello minore, chiamato Lórien o Irmo, vive appunto nei giardini meravigliosi di Lórien, considerati tra i luoghi più belli del mondo, ed egli è anche il signore dei sogni e delle visioni.
Sua moglie si chiama Estela Gentile, colei che ha il potere di guarire le ferite e la stanchezza nell'animo di chiunque. Lei va in giro vestita di grigio. Anche i Valar stesso spesso si recano da Irmo e da Este per cercare riposo. Nienna invece è la terza sorella dei Feanturi, ed ella è più potente di Este. Ella è anche la custode del dolore e conosce ogni lacrima ed ogni sofferenza che Melkor ha inflitto ad Arda. Ella abita ai confini più lontani del mondo, isolata e molto di rado si reca al cospetto dei suoi simili. Piuttosto preferisce fare visita alle sale del fratello Mandos, il signore dei morti. Poi c'è il possente Tulkas. Tulkas è soprannominato Astaldo ed è supremo per quello che riguarda la forza bruta e la furia. È detto anche il valoroso, perché non teme nulla. Esso, in forma, appare come un uomo con barba e capelli d'oro, e la sua unica arma sono le sue mani nude. Ed è anche uno dei pochi che Melkor teme, come scopriremo più avanti. Nessa. Nessa è la sposa di Tulkas ed è anche la sorella di Orome. Ella è dotata del dono della velocità, che utilizza nella danza. Si dice che ami danzare al ritmo della corsa dei Daini in mezzo alle foreste di Arda. Orome è l'ultimo arrivato tra i Valar nella Terra di Mezzo ed è uno dei più grandi amanti di questa terra. È il signore della caccia e delle bestie, detto anche dagli elfi Tauron, ossia il signore delle foreste, la quale creazione deve a Yavanna. Orome addestrava le genti al combattimento e sguinzagliava le sue bestie contro i mostri di Melkor durante la guerra. Esso è amante anche di cavalli e cani. Il suo cavallo si chiama Nahar, bianco al sole ma splendente d'argento durante la notte, e i suoi zoccoli sono fatti completamente di oro. Poi c'è Vana. Vana è il nome della moglie di Orome, detta anche la sempre giovane, ed ella è la sorella minore di Yavanna, la dea delle foreste. Ella gestisce la fioritura e il crescere delle foreste. Ci sono poi i Maiar, che non sono i Valar. Infatti, insieme ai Valar, sulla terra giunsero altri spiriti. Essi erano dello stesso ordine dei Valar, ma minori in potenza e in grado. Erano detti Maiar, il popolo dei Valinor. Raramente appaiono in forma tangibile agli occhi dei figli di Eru, cioè gli elfi e gli uomini. I Maiar sono molti, ma i principali e i più conosciuti sono il mare, che è l'ancella di Varda, ma nella mente degli elfi e degli uomini ci sono Osse ed Uinen. Osse è il vassallo di Ulmo ed è il signore dei mari che bagnano la Terra di Mezzo. Uinen è la moglie di Osse ed anche essa è padrona dei mari. I Numenoriani vissero a lungo sotto la sua protezione. Ella, infatti, era l'unica che poteva calmare la furia di Osse. Osse, quando si infuriava, non ascoltava nemmeno il padrone Ulmo. Tant'è che questa sua natura furiosa per un breve periodo lo fece cadere sotto il potere di Melkor. Soltanto Uinen riuscì a calmarlo e a portarlo al cospetto di Ulmo, che lo fece rinsavire. Il più sapiente fra i Maiar però è Olorin. Lo si può incontrare spesso alla casa di Nienna e da lei ha appreso tutti i doni della pietà e della pazienza. Ora invece ci sono i nemici. Alla fine di questo elenco troviamo Melkor, il nemico per eccellenza, il creatore dell'oscurità, dell'invidia e della sofferenza. I Noldor, tra tutti gli elfi, sono quelli che ne subirono di più le ingiustizie ed ancora oggi non ne pronunciano il nome datogli dai Ilúvatar. Essi preferiscono chiamarlo Morgoth, che significa l'oscuro nemico del mondo. Egli, come sappiamo, cadde dal suo splendore e privilegio per colpa dell'arroganza che in lui è cresciuta. Dopo la condanna, Melkor, o Morgoth, cominciò a disprezzare tutte le cose, salvo se stesso. Egli divenne un bugiardo, privo di qualsiasi vergogna e onore. La sua dimora è nel profondo dell'oscurità, dove è caduto tra fiamme e ira, trasportato da un grande incendio. Molti dei Maiar vennero corrotti e attratti dal potere di Melkor, ed alcuni di loro gli restarono fedeli anche dopo la sua caduta. Tra gli spiriti più fedeli al nemico c'erano i Valar Aukar, i flagelli di fuoco. Essi, nella Terra di Mezzo, sono chiamati Balrog. Ma uno fra tutti dei suoi servi spiccava per potenza e malignità.
Gorthaur il crudele. Ma dagli elfi e dagli uomini e dai nani egli è conosciuto come Sauron. Sauron solo ebbe parte in tutte le opere di Melkor ed egli fu il suo più grande servitore. Sauron in origine era il vassallo di Aule e da lui ha appreso le sue doti di manipolazione e forgiatura dei metalli e delle gemme. L'unica cosa che lo rende meno malvagio di Melkor è semplicemente il fatto che per un breve periodo della sua esistenza ha servito Aule e quindi la luce. Si levò poi in piedi, come un'ombra di Morgoth, e lo seguì fino alla fine dei tempi. Grazie per avermi ascoltato. Ne approfitto infine per ringraziare i miei abbonati e tutte le persone che con un piccolo gesto, anche solo un mi piace, un commento, una condivisione, mi supportano tutti i giorni. Grazie ragazzi, alla prossima.